Se il primato negativo appartiene a San Giovanni Valdarno, anche Arezzo purtroppo non se la passa meglio. Qui infatti nei primi giorni del 2020 si sono registrati dei valori di polveri sottili nell'aria decisamente sopra alla media. A scattare questa fotografia è stata ARPAT, analizzando i dati registrati dalle centraline presenti su tutto il territorio provinciale. Una di queste è proprio quella alle mie spalle. Troviamo in Piazza della Repubblica. Sì, sì, molto smog. Da inizio 2020 sono state infatti 6 le giornate dove i valori di PM10 nell'aria hanno superato la soglia di tolleranza, raggiungendo picchi di oltre 78 mg per metro cubo. Troppe auto, bisogna abilitare proprio a piedi. Io in centro vengo col pullman, evito la macchina, così qualcosa penso di fare. Sono in tutto 5 le centraline presenti nel territorio aretino, 2 appunto ad Arezzo, un'altra in Casentino, nel comune di Chitignano ed infine a Castelnuovo dei Sabbioni e a San Giovanni Valdarno. Proprio quest'ultima ha registrato la performance peggiore da inizio anno con 9 giornate nere. Per questa ragione l'attenzione nel Valdarno superiore resta particolarmente alta, al punto che le amministrazioni di 5 comuni, Figline Incisa, Montevarchi, San Giovanni, Terra Nuova e Reggiano, hanno prorogato l'ordinanza antismog sino al prossimo 20 gennaio. L'ordinanza prevede ad esempio il divieto di accensione di fuochi all'aperto, l'obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta prolungata, ma anche l'invito a limitare l'utilizzo dei mezzi privati di trasporto. Tanto sono venuto in treno e poi la macchina che ho appunto è ibrida. In provincia di Arezzo si respira però anche l'aria migliore dell'intera Toscana. Sono infatti le stazioni di Chitignano e Castelnuovo dei Sabbioni i due fiori all'occhiello.